a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us Parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimo e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori, dopo che la volta scorsa abbiamo fatto un gran bel giretto ad Hillcrest, così si chiamava se non sbaglio. Fatto sta che regà, di storia non abbiamo visto praticamente nulla, perché poi ci hanno buttato in una zona in cui mi sono ritrovata quasi quasi a sclerare, a smadonnare, perché regà, cioè mamma mia, ci hanno messo tipo 300 miliardi di nemici, compresi i cani, insomma una roba veramente assurda. Per cui quest'oggi riprenderemo da lì e vediamo ragazzi se riusciamo alla fine dei conti ad incontrare Tommy, perché è per questo che eravamo partite. Cioè più che altro era per questo che siamo andate ad Hillcrest, che ci siamo dirette lì, perché se no eravamo partite insomma per prendere Abby e fargli in culo con... E quindi eccoci qua, l'ultima volta ci eravamo salutati qui ragazzi. Io adesso non ricordo di preciso se appunto avessi già sbirciato qua nelle vicinanze, ma sembrerebbe di no, perché tutta questa bella robetta ragazzi oh, però c'è alcol, ci sono straccetti e noi abbiamo zero medikit, per cui me ne faccio uno, me ne faccio due e vabbè, teniamoceli da parte uno e uno. Intanto raccolgo comunque questo straccio qua e questa bottiglia di alcol qua, perché come al solito ragazzi non possiamo abbandonare risorse che sono assolutamente utili. Quindi adesso non ci resta che vedere come possiamo procedere, come possiamo andare avanti una volta che finalmente ragazzi questa zona è stata ripulita. È stata un'impresa regà a dir poco titanica, direi quasi, perché dovete giravetti giravi, ci stava uno stronzo che te stava aspettando, è stata una roba veramente assurda. Quindi adesso dobbiamo soltanto capire da che parte dobbiamo procedere, perché se non sbaglio, raga, mo è una parola adesso per me orientarmi da ste parti, chi cacchio si ricorda da che parte ero arrivata. Fatto sta che io un giretto per queste case abbandonate, fatiscenti, ovviamente me lo farei, anche se qua per esempio sembrerebbe non esserci una beneamata mazza. Quindi la parte finale di questa zona, se non sbaglio, era proprio questa, me la ricordo, perché aveva appunto quel balcone da cui pensavo di poter andare avanti. Invece ragazzi è stato proprio zero. Quindi prendiamo questo piede di porco, prendiamo questo colpo. E infatti regà, il fumo è di là, ma di qua di certo non possiamo procedere. Quindi chissà se dovremo trovare una qualche apertura sopra questa casa o da qualche altra parte. Quindi intanto prendiamo questi ingranaggetti, questo mezzo straccio, questo esplosivo al massimo. Come posso creare qualcosa di esplosivo? Una bombuccia stordente, dai, così comunque questo affare lo posso raccogliere e questo anche lo posso raccogliere. E dobbiamo vedere un attimino, raga, dobbiamo vedere un attimino come procedere. Quindi vediamo un po', vediamo un po'. Io appunto direi di seguire il fumo, quindi probabilmente un modo per andare avanti ragazzi ci sarà, probabilmente proprio da questa casetta qua. Ah, esattamente. Quindi allora, prima di procedere, direi di dare un ultimo sguardo velocissimo. Ecco, questo è uno dei cani che purtroppo mi sono ritrovata costretta ad ammazzare. Mi direi di dare un ultimo sguardo appunto velocissimo qua intorno, anche se i colpi perlomeno ragazzi, che sarebbero le cose più utili, non me le fanno prendere, manco per il ca, ma proprio manco per il ca. Va bene, allora, siccome in questa zona ci abbiamo perso direi anche parecchio tempo la volta scorsa, direi di non perderne più ragazzi questa volta e di procedere finalmente da questo piccolo capanno. Quindi intanto vediamo se c'è qualcos'altro. Un medikit per fortuna e qualche colpo, niente raga, colpi per fucile
ci sta poco da fare, non possiamo ricaricare nulla. Suggerimento. E come esco da qui? È qui l'apertura. Certo, Ellie, ovvio. Ovvio, proprio mi hanno dato pure il suggerimento. Del tipo, guarda, sembri talmente disperata, non si capisce dove minchia devi andare. Oh, si scivola. Oddio, no. Ancora no. Vi prego, vi prego, vi prego. Che palle enormi. Servono tutte queste squadre per un intruso. Per la scuola e lo studio TV. Ok. Pensavo fossero ieri. Dove siamo state, ragazzi? Con Dina abbiamo fatto un po' una mattanza, in effetti. Chi è quello entrato in quella casa? Allora, ragazzi, che dite? Riusciamo ad ammazzarla silenziosamente? Ma porca. Niente, ragazzi. Avrei dovuto agire prima e niente, ho già spaccato il piede di porco. Comunque, oddio, che è? Oh! Oddio. Oddio, 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 oddio. Oddio, shit. No, 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 no. Tieni l'apposto il piede di porco. È morta? Mamma che ansia di tutto. Non ci si può muovere un attimo che succede il delirio, porca vacca. Mannaggia la cincia allegra, regà. Mamma mia. Cioè, è possibile che ce deve sempre sta qualcuno pronto a farci le chiappe a strisce? Ecco, chi è che mo m'ha visto? Regà, sono ovunque. Altro che prezzemolo. Sono dappertutto questi. Non fai in tempo a girarti che te ne sbuca uno come un cacchio di fungo. Ah, vediamo un attimo di strisciare. Scusa, c'è stava qualcuno che mi stava per vedere. Ok, è da questa parte. Allora, vediamo, regà, se riesco a fare almeno un'uccisione silenziosa. Proprio per evitare di usare altri colpi. Ma c'ho qualche dubbietto. Ce la farà Giugherina in questa impresa assolutamente incredibile? Ah, sì, 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 sì. Zit, ec, bast. Vai giù, vai giù e muori in santissima pace. Quindi è entrato in quella casa. Evidentemente, ragazzi, siamo vicini a Tom. Io non vorrei dire, ma forse è la volta buona che riusciamo a beccarlo. Intanto raccogliamo tutto quello che c'è qua intorno, anche se l'aria sembra essere ancora tesa, signore e signori. Quindi io direi di essere comunque prudenti. Quindi vediamo un po', possiamo scendere di qua? C'è qualcuno che ci attende? E chi lo sa? È probabile di sì, come è probabile di no. Anche se io penso sia molto più probabile di sì. No, regà. Regà, 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 regà. Guaio terribile, guaio terribile. Guaio terribile. Che cazzo, però. Ehi, oh, mannaggia la miseria. Ecco. Niente, raga. Mannaggia, oh. Non riesco, non riesco. No, 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 no. Sono stata capace pure di mancarlo. Ok, ok, ok. Ok, l'ho colpito in testa, ma sto per morire tipo malissimo. Ah, poi uno dice, mamma mia, quanti medikit. Che te fai, raga? Ma hai abbastanza. Perlomeno per me, mannaggia santa. Dov'è il bastardo? È qua dietro. No, vabbè. Ecco. Dritto dritto. Allora, se riesco a sparargli in testa può essere una soluzione per risparmiare qualche colpo. Però, regà, cioè, greve, 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 eh. Tra l'altro questi sono armati ma non hanno un cazzo. Dai, ma vabbè. Regà, è assurdo. Ui, è assurdo. Dov'è? Che m'ha visto e m'ha sgamato tale e quale. Perché non sono capace di fare un po' di stealth. Manco se me pagano. Mannaggia la miseria. Dov'è? Ok, intanto raccolgo roba utile, eh. Niente, regà, a vicinanza non scorgo nessuno. Qua proprio negli immediati paraggi. Quindi raccogliamo tutto intanto. Oddio, che è? Chi è? Vedete, cioè, poi se sentono ste cose dei nemici che te stanno a scoprire. Ok. Continuano a dare la caccia a Tommy, ragazzi. Guai, guai. Grossi, grossi. Chi è? Vedete? Dov'è? Dov'è? Davvero fantastico. Mannaggia la miseria. Dov'è? Ah! Vabbè, ma era là sopra. Cioè, facile così. Ecco.
A posto, dai, usiamo altri due colpi, eh. Sempre, mi raccomando. Mi raccomando, roba utile, va bene. La posso scavalcare? No, niente da fare. Al di là di sta ringhiera non ci possiamo andare, raga. Però intanto, qua intorno ho raccolto tutto. Sembrerebbe di sì, io devo sperare di sì, ragazzi. Quindi, dobbiamo vedere un attimo come procedere. Possiamo procedere di qua, mi pare evidente. Quindi... un bel respiro, stiamo pronti. Mi posso creare medikit? Uno sì. Direi di approfittare adesso per farlo. E come al solito, ragazzi, niente. Allora, per ora sì, mi potrei creare qualche freccia, credo. Sì, posso farlo. Approfittiamone, così nel dubbio almeno ce le abbiamo. Prendiamo la pistola, andiamo avanti. Sempre avanti tutta, raga, non ci ferma nessuno. Però Tommy, alla recinzione. Tommy è un panzer. Mo me faranno il culo, immagino, no? Gli ho ammazzato pure il cagnolino. Eccolo là. Dov'è? Mannaggia te. Oh, colpito in testa? Sì, ok, è andato a segno per fortuna. Dai, però, dai. Dov'è Tommy? Dov'è il caro vecchio Tommy? Qua c'è niente, no, solo un barbecue scassato. Niente, raga. Vai, vai, vai! Non deve scappare! Oh, no, 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 no. Ma tanto io c'ho i sensi del ragno. Ah! Mannaggia santa, pure io c'ho... No, ma porca di quella miseria. Cioè, raga. Ok, c'ho solo due colpi per fucile, raga. Ecco, oh, è quando saltano le teste, che figo! Ecco perché mi piace il fucile a pompa, ragazzi. È questo che ci piace. Allora, raccogliamo un po' tutto, mazzara baseball. Io prenderei l'accetta. Anzi, va, meglio... No, il piede di porco, c'era un piede di porco. Ok, che forse un po'... Oddio, non è che si è dimostrato tanto resistente, pure il piede di porco, se vogliamo dirla tutta. Quindi, sì, dai, vada per l'accetta, va, che è meglio. Quindi allora vediamo un po'. Ma che cazzo? Mamma, regà. E dai, però. Regà. Ah, in certi casi preferirò non esprimermi. Non dire assolutamente nulla. Perché penso ci sia veramente poco da dire. Cioè, è un assalto continuo. È una roba assurda. E poi ti rilasciano un colpo. E magari un colpo cacato. Che non. Non ci serve a niente. Vabbè, allora, continuiamo ad avanzare adagio. Anche se comunque la situazione continua ad essere critica, ragazzi. Vediamo se c'è qualcosa di utile di qua. Ma mi sembra di no. Ma che bei cabinati! Va bene, andiamo di sopra. Questo ci serve. Andiamo di sopra. Tommy, arrivo! Ecco, dritto in fronte, che è meglio. Allora, prenderò questo, va bene. Oddio, raga, non so veramente quale arma da mischia sia un po' più resistente rispetto alle altre. Forse non hanno neanche una resistenza differente. Però comunque, a parte tutto, qua non c'è niente che sbrilluccica. Continuiamo ad avanzare. È una roba assurda, ragazzi. È una roba assurda. Cioè, tutto quello che sta succedendo è assurdo. Non mi ricordavo che ci fossero momenti così... concitati e complicati anche, eh? Cioè, oddio, qualcosa di complicato forse sì, me lo aspettavo, però. Cioè, raga, sono cose serie queste, eh? È Tommy. E tu che cosa ci fai qui? Ah, no! Come potevo lasciarvi da sole? Dai! Jesse. Dov'è Dina? È al sicuro. È solo malata. E che cos'è? Malata. Sta bene. È malata, sta bene. Cioè, gli si è confonde solo l'idea, sto povero ragazzo, eh. Anche perché il figlio sarà suo, poi, tra l'altro. Stava con lui. È stato l'ultimo con cui è stata. Ti fa male la gamba? No, non è niente. I tuoi amici mi hanno attaccato senza neanche avvisare. Dimmi che non eri da solo. Risparmiami la predica.
Quindi era lui. Cioè, fammi capire. Quello che ha fatto tutto sto bordello era lui. Sì. Ok. Vedi il furgone. E questo è il piano. Dobbiamo andarcene da qui. Okay. Oddio, raga. Cioè, quindi non era Tommy, sei fatemi pronta? Capire. No, sì. mai abbastanza, Jesse. Usa la testa. Ok, che cazzo stiamo cercando? Oh. Mamma raga. Proviamo in quella casa? Sì. Mamma raga. Che ansia. Lei non si accorge di niente, tra l'altro. Cioè, bene per noi, ma è abbastanza improbabile. Comunque, almeno fuori una. Quindi il colpo me lo prendo. Questo ha lasciato nulla. Oddio. Ehi, chi è? Che ti è successo? Ma con chi stai parlando? Dove è andato Jesse, tra l'altro? Cioè, questo aveva rilasciato pure un colpo, se non sbaglio. Che giro stanno a fa'? Forse stanno a fa'... Oddio, regà. Male. Lo riuscirò ad ammazzare. Wow! Minchia, che mossa, regà. Felina e furtiva. Ok. Fuori due. Forza. Datemi i vostri colpi. Tutta roba mia bellissima. Allora, il piano è prendere il furgone, Jesse, giusto? Di regola è sì. Di regola è così. Quindi vediamo. È finita. No, raga, non ci posso credere. Non ci posso credere. Perché mi sono messa a correre. E questa se n'è accorta. Io da pazzo. Ecco. A post, però mi devo curare. Scusa, Jesse. Scusa. Già hai le chiavi. Ammazza quanto sei stato veloce. È così, ci stava un colpo. Guarda, scusa, approfitto, lo prendo. Via. Via. Questi non me li contano come colpi miei, vero? Qua le munizioni diventano tipo infinite. Oh, non parte. E dai. Mannaggia pupa. Oh. Pezzo di merda, lascialo andare, mannaggia. Attento. Mannaggia. Oh, ebbo. Jesse, che cazzo stai combinando? Che stai a fa'? Oh, non riesco a mirare così, però. Il delirio, raga, il delirio. E mori, c'è. Oh, madonna. Raga, è un macello. È un macello. Regà. Oh no, regà, ne imbroccassi uno, ok. Poi riesco a fare headshot. Ma intanto ne ho sprecati tipo 15. No. Sì, invece. Che No. La fuga è durata moltissimo, devo dire, eh? Ah, guarda, sì. Se li mangiassero loro, però basta che non vengono da noi. Basta che non vengono da noi! Jesse, muoviti, Jesse! No, no, niente morsi. No, oh. Il mezzo è assicurato. Oddio, quanti cazzo sono! Ma che delirio è successo? Mannaggia santa. Follia, abbiamo preso il furgone per niente, in pratica. È finito sotto al fiume. Tutto ok? Magnificamente. Okay. Siamo al sicuro. Su, andiamo. Grazie. Di qua. Ok. E adesso tornano da Dina, suppongo.
ragazzi. Glielo diranno adesso, immagino. Dina! Starà bene? Sì. Guarda chi t'ho portato. Oh mio Dio. Jesse. Ciao, Dina. Ehi, stai bene? Sì, mi serve solo una dormita. È meglio entrare. Sì, ok, vieni. Piano. Come hai superato, Maria? Sono un ninja. I guai dei miei amici sono i miei. Sei guarita? Solo un mal di stomaco. Vieni. Mettiti comodo, ok? Oddio, non glielo dicono. No. Ah, non devi, davvero. No, smettila. Quando sei partito da Jackson? Il giorno dopo di voi, ma in Oregon ho trovato troppo neve. Poi ho fatto tirate da 18 ore per raggiungervi. Ah, sì. Non posso farle un regalo e chiuderla lì. Ok, pretende delle scuse. Tommy. Tommy. Eh? Mi stai ascoltando? Sì. Sì, certo. Ok. Altro flashback. Comunque, questo silenzio. 2 anni prima. Mi scorderei anche il mio compleanno se non ci fosse lei a ricordarmelo. Con Tommy stavolta. Dovresti chiederle scusa. Dico solo che... Ok, che succede? Niente. Perché? Ti vedo assente. Ho qualche pensiero. Non farti scrupoli se vuoi parlarne. Oh. Ok. Che dolce. Come Joel, raga. Non per niente erano fratelli. Quanti? Una manciata. Lui usa il cecchino, quindi. Wow, minchia. Che figata. Boom e boom. Va bene, ecco, come stavo, io non ci riuscirei manco impegnandomi, ma... buono. Va bene, proviamoci. Sappiamo benissimo quanto la mia mira sia una merda. Ci proviamo. Premi X in fase di mira per usare il mirino telescopico. È perfetto per stanarli dai nascondigli. Ecco. Mira più in alto. La traiettoria va a scendere. Ok. Capito. Va bene, proviamo così. Troppo in alto. Compensa la discesa del proiettile. Niente, raga. I proiettili sono soggetti alla gravità. Ancora più in alto. Ma no, così è troppo in alto, aspetta, va. Ci arriverai. Minchia, regà, cioè. Che disastro. Io ho faticato a imparare. Perfetto. Non è facile. Ah, perfetto, non questo era fare. Perfetto. Beh, siamo di pattuglia. Eliminiamo. Ok. Ok. Bene, avanti così. Così. Ancora 2. Ta 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 ta. Non è facile come si crede, ragazzi. Ah. Ok. Preso. Ci arriverai. Lo so, Tommy, che mi viene il nervoso, cioè... Sono finiti. Ok. Ce ne sono altri di qua, se vuoi continuare. Ok. D'accordo. Proviamo. Continuo a provare, anche se... Da dove arrivano? Le orde attraversano questa zona in inverno. E qualcuno finisce sempre per restare indietro. Seguono lo stesso percorso ogni anno. Come una rotta migratoria. Ah. E come lo spieghi? Beh, forse quando la pressione barometrica raggiunge una temperatura... Ma che cazzo ne so. Appunto. Meglio dire prima che cazzo ne so. Prova il capanno. Sembra stiano... Perché? Ah, un animale morto. Guarda vicino al camioncino. Dov'è il camioncino? Stanno sbranando quel cervo. Sembra abbiano fame.
No, non vedo un cazzo, ragazzi. Ma... dettagli. Allora, uno l'ho preso. Dio, che ansia. Proprio questo mi dovevano fa. Sei un pur fenomeno. Impegnandomi. Punto 3. Ok. Dov'è il camioncino di cui parla Tommy? Non lo vedo. Ah, qua è il camioncino. Cioè, questo dovrebbe essere il camioncino? Dove sono gli altri? Ah, eccoli. Ecco il cane. Uno. Che ne dici? Ah, dove scappa quello? Perché scappa, tra l'altro? Sta buono lì. Ok. E certo. Sembra sicuro. Ho usato solo 300 colpi. Ma sei stupito comunque. Ti ringrazio, Tommy, davvero per... vicino allo skillif. Per la fiducia. Guarda giù in fondo. Sotto la cabina. Vicino alla torre. Visto? Sì, adesso sì, guarda. Minchia, fin laggiù? Qua comincia ad essere parecchio complicato perché... amo l'odore dell'autunno. Sono ancora più lontani. Le foglie secche. Sì, vabbè, l'autunno c'ha un fascino tutto suo. Ok. Tommy, vuoi che ti ci mandi? Perché io no? Cioè, ti sembra che non stia faticando ad imparare? Su, via. Sto a fa' un disastro. Perdona. Già. Minchia, regà, è difficilissimo. Mannaggia, ma giusto sta questione di questa cosa di mira me dovevano fa. Mannaggia. Ah, per poco. Ok. Mi sa che ce n'è un altro. Credo, eccolo là. Sì, regà. Ok. Siamo a posto? Mesap, vedena. Non ne vedo altri. Ok. Già, nemmeno io. Rientriamo. Vediamo se è tornato Joel. Certo. Io credo, ragazzi. Allora, lei qua ho notato aveva già iniziato a fare il tatuaggio. Quindi probabilmente già. Perché è in giro con Tommy, no? Con Joel. Qua già era un pochettino più cresciuta rispetto al flashback che abbiamo vissuto l'ultima volta. Quindi probabilmente già c'era qualcosina. Ci voleva proprio. Che non sconfifferava tanto, eh. Prima le signore. Grazie. Gentilissimo. Che gentleman. Forse non dovrei dirtelo. Cosa? Ma Joel è preoccupato per te. E calla. Non ha niente di cui preoccuparsi. Ne sono convinto. Ma se non gli parli, continuerà a pensare che qualcosa non va. Gli parlo io. Non basta un saluto ogni tanto. Vedete, ragazzi. Ok, ci proverò. Già evidentemente qualcosa era successo. Non gli parla, gli fa un saluto ogni tanto. Cioè, dall'avere un rapporto bello come quello dell'ultimo flashback che abbiamo visto al salutarsi ogni tanto, c'è qualcosa che non torna, che non ci hanno ancora fatto vedere evidentemente. Succederà. I colpi che ho sentito erano vostri? Ah, qualche vagabondo. Ellie ha provato il mio mirino. Ti è piaciuto? Sì, non è male. Ho visto che... non hai ancora cambiato le corde. Non pensavo che servisse. Beh, sì, sai... te ne troverò di nuove. Sì. C'è un negozio di musica qui vicino. Avranno anche delle chitarre. E poi è da tanto che dobbiamo perlustrare la zona. Resto io di guardia. Ti va, piccola? Certo. Meglio filare, allora. Uffa, regà. Sicuro di non voler venire? Su, vai. Ti sta aspettando. Che palle. Ok, andiamo. Bene, seguimi. Sembra lo stia facendo un po' per forza. Se la vogliamo dire tutta. Tu e Tommy avete trovato nessuno mentre eravate in giro? Qualcuno sul crinale. Tu? Oh, beh, due runneri in una casa. Ok, regà. Jesse mi ha detto che te la stai cavando nelle pattuglie di gruppo.
Ha persino suggerito di mandarti fuori in coppia. Secondo me, sei ancora troppo giovane. Sono più in gamba di quasi tutti gli altri. E ho molta più esperienza di parecchie delle nuove reclute. Ascolta, se ti senti pronta, mi fido. Ok, grazie. Fammi solo il favore di iniziare con i percorsi brevi. Giusto per prendere la mano. D'accordo. Niente, le sue, raga, sempre premure da padre. Ricordi quei fumetti di Savage Starlight che leggevi sempre? Sì. Io e Tommy ne abbiamo trovata qualche copia in una scuola l'altro giorno. Ti sono piaciuti? Insomma, non è esattamente il mio genere. Quella Daniela Starr è piuttosto... È selvaggia. Se penso a come riduce il capitano Ryan in duello. Sì, beh, lui se l'era cercata. Mi ha stupito la scena della fuga. Sei buffo. C'è tensione, ragazzi. Qualcosa che è tipo in sospeso da parte di Ellie, ovviamente. Non tira proprio un'aria serena, no? Di spensieratezza. Devo lasciare i cavalli. Sì, ok, d'accordo. Esci. Andiamo a piedi, allora. Guai. Perfetto. Il negozio di musica. Eccolo. Sì, lo là. Vedo. Perfetto. Chissà, sicuramente incapperemo in qualcosa. Serve di... Serve una mano? Dispiacere. Ce la faccio. Beh, ormai... Non più, Joe. Prego. Da qui non credo si passi. Cosa? Eh già. Mi sa cazzo. Che... Una volta abbastanza inaccessibile. Ok, quindi... Beh, se te la senti possiamo tagliare per l'hotel. Va ci bene. Sto. Andiamo allora. Ti precedo, eh. Intanto vado, apro un po' la strada e vediamo un pochettino di tagliare per questo hotel, quindi. Ah. Merda, fa sempre male. Si può passare vieni da sotto? A vedere qui. Se ci striscio sotto pensi ci passi. Pensi di riuscire a passarci? Ma posso provare. Cioè, beh, se lo sollevi sicuramente sì. Attenta però. Ok. Certo. Tu reggi, mi raccomando. E come sempre, regale raccomandazioni. Attenta. Bla bla bla. Tutto il resto. Ah, raccogliamo le cose che troviamo. Spero di non trovare nulla di troppo spiacevole. Un po' d'alcol. Gli straccetti sono al massimo. Non mi posso fabbricare nulla attualmente. Sto cercando. Vado, vado. Don't worry. Be happy, posso aprire adesso la porta d'ingresso. Ecco fatto. Ci siamo. Ah, ciao. Ciao. Non male, eh? No, sei troppo secca. Mangia di più. E niente. Altre raccomandazioni da padre. La tipica frase, oh ma stai mangiando? Che cazzo è? Ti sei dimagrito? Cioè, hai perso troppo peso? Ti sei sciupato? Ecco, sciupato è il termine giusto. Bellissimo, ragazzi. Quindi, da che parte si procede? Di qua? È lì, qui. Ok. Forse so da dove passare, ma ci sono le spore. Metti la maschera. Ah, devo proprio. Siamo soli. E se incontriamo qualcuno? Ok, d'accordo. Va bene. Ecco fatto. Non si sa mai, come al solito. Possiamo andare adesso. Dobbiamo usare la testa. Piccola, se non indossi la maschera, rischi di commettere un passo falso quando meno te lo aspetti. Non sbaglio mai. Non l'hai detto a nessun altro, vero? Jesse o Dina? Certo che no. Ok, bene. Niente, lui a quanto pare ci teneva parecchio che non si sapesse. Questo evidentemente è sempre per proteggerla, mi pare ovvio. No, solo in strada.
Inizio a pensare che sia stato un errore. Potremmo anche tornare indietro, in caso uno ci dovesse ripensare. Ok, dei bei colpi. E di qua però, di qua si passa, Joel. Lui già va avanti, procede. Però io sta roba la devo raccogliere. Che faccio? La lascio qua? Anche no. Altro bagno? Altra cacca? No. Perfetto. Oddio. Mannaggia Joel, sei tu. Va bene. Intanto teniamo a mano, ragazzi, già la pistola. Mi hanno sparato da parecchio. Ammazza. Da quando risale l'ultima pattuglia qui? Non saprei. È uno dei nostri. Le uniche persone sparite da Jackson sono quei ragazzini l'anno scorso. Questo è adulto. Forse era di passaggio. Ma probabilmente. Cioè, non sarà capitato qui e... niente, è andata così. Sto foglio però... cosa ci racconta? Vediamo un po'. Ruby, mi dispiace se la nostra pattuglia ieri ti ha aggredito. Non capita spesso di incontrare gente nuova. Capisco anche che possa averti innervosito seguirci fino a Jackson, ma è veramente un bel posto. Abbiamo l'elettricità, buoni raccolti, potrebbe essere un'occasione speciale per te e la tua famiglia. I miei ragazzi sono cambiati. Prima di Jackson ci limitavamo a sopravvivere. Non mi piaceva la piega che avevano preso. Iniziavano a comportarsi come le persone da cui stavamo fuggendo. Oggi riparano falle, scavano trincee. È un lavoro pesante, ma ogni sera tornano a casa felici di aver fornito un contributo. Hanno trovato una comunità, delle responsabilità. Tu insegnavi una volta. Qui ti attenderebbe un'intera classe di ragazzini assetati di sapere. Non è un sogno. Vieni a trovarmi almeno. Lascia che ti mostri come viviamo. Tara. Ok, quindi era stato raccontato, insomma, questa persona di Jackson, di come comunque la comunità avesse salvato... Le porte si aprono da sole. Ma dov'è Joel? Joel? Oddio, perché mi ha lasciato da sola? Aspetta, che giro ha fatto? Aspetta. Ah, sei qua. Di qua. Non so se ci siamo già stati qua. Sì, probabilmente sì, raga. Qua... ah, sì, perché poi siamo entrati direttamente qui. Perfetto. Andiamo allora. Sempre così oscuri sti posti. Ci sono. Oh, oh, e te pareva. Siamo di pattuglia, no? Quindi okay. Ci toccherà pure ripulire, ovviamente. Facciamoli fuori. Pian pianino li possiamo ammazzare uno alla volta senza farci scoprire, possibilmente. Ecco. Ah, quegli altri non si accorgono. Da un lato continua a dire, oddio, no. Ok, ma ripeto, se continua a colpirgli alla testa, ragazzi, è un bene, questo sicuramente, però, oddio, ma che cazzo, oddio, aiuto, Joel, aiutami, mannaggia, ok. Dritto in testa. Preparati! Oh! Me preparo. Aspetta che mi metto di qua con te, fermo. Ok. Chi è? Sempre da qui? Vabbè, questo è morto. È ancora vivo. Si agita ancora, basta. Smettila di soffrire e muori direttamente. Ecco, tipo te. Boom, bitch, dritto in testa. Dove vai, Joel? Perché fissare il muro? Non capisco. Cos'ha di così interessante quel muro? Ma vabbè, poco importa, ragazzi. Allora, guardiamoci prima intorno, perché questo posto è bello grande. Quindi magari qualcosa di utile riusciamo a trovarlo. Straccia al massimo. Una bella mazza da baseball. Mi piace la mazza, mi piace questa. Aspetta che arrivo, Fammi raccogliere un po' tutto, Joel. Un attimo di pazienza, perché questo è il compito... de noi esploratori, capisci? Cioè, non ci puoi fare proprio niente. Devi raccogliere la roba che trovi. Perché sì, perché le risorse sono utili. Oddio. Sì. Mamma mia, mi sta venendo in ansia. Occhio, sono di sopra. Oh, no, no,
non ho colpito nulla. La tua destra. Tu puta madre, la puta madre, tu puta madre. E mori. Che cazzo, attento Joel. Ecco qua. Oh, gioco a baseball con la tua faccia, Dio santo. Chi è? Ok, chi è? Minchia che ansia. Ragazzi, è stata una pessima idea entrare qua. Ma proprio pessima. Non potevamo avere idea peggiore, Dio santissimo. Chi è? Oh, chi è? Chi è? Mamma mia. Ci avessi pure io un fucile a pompa, sarei a cavallo proprio. Ok. Oddio, che faccio? Che cosa sto colpendo? Colpisco l'aria. No, Joel. Con calma, con calma. Stia buono, stia buono, signore. Raccogliamo un po' tutto, scusate. Intanto io faccio tipo Joel, il pesce spazzino. Ce l'abbiamo fatta. Per il rotto della cuffia. Senti, che ne dici di rinunciare alle corde per oggi? Sottoscrivo ogni singola parola. Ok, ok. Ma ora possiamo solo andare avanti. Ormai, cioè, tornare indietro non ha più tutto sto gran senso. Cioè, ormai, tanto vale andare avanti, no? Mannaggia, cinciallera, tutta sta grande idea di andare al negozio di musica, entrare in questo hotel infernale. Che questo è veramente un hotel infernale, Dio santo. Altro qui che Shining. Passare. Ti seguo. Ok. Ti seguo a ruota. Sì, va. Vai, vai. Ci sono, ci sono. Non ti preoccupare. Guarda avanti, che non si può mai sapere, eh. Ok. Che silenzio. Troppo silenzio, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Tutto ciò non mi piace. Sento un rumore. Porco zio! Joel! Joel! Nelle chiappe! Nelle chiappe! E merda! Joel! Mannaggia santa! Regà, mannaggia! Joel! Una fine, direi, a dir poco terribile. Ehi, panzone! Ma non c'ho Molotov, non c'ho un cazzo, no. Porco zio, mi ha lanciato la merda! Mamma mia, regà! Mamma mia, regà, che è qua? No, pure i runner, no! Non c'ho colpi! Pove c'è, regà, Ellie. Due volte una morte terrificante, oserei dire. Oh, ma qua c'è qualche colpo. Fermi, Bonnie. Ehi, Pants. Ah, ma pure qua ci stanno altri colpi. Pants. Ehi, Pants. Ehi, Pants. Tu sei Pants. Non ti offendere, Pants. Non mi lanciare la merda, Pants. Oddio, re Gesù. Oddio, re Gesù, fermi, fermi. Dove sono i miei colpi? Oh! Soreta! Ammazza il fratello qua. Oddio, no, lui no. Sì, qua non c'è due senza tre, ragazzi. Non c'è due senza tre. Non c'è due senza tre, signore e signori. Quindi è così che deve andare. C'è una merda. Non ho colpito lui, ma il muro. Meraviglioso. E lui il muro lo spacca. Lui il muro lo spacca, signore e signori. Raccogliamo tutto quello che possiamo raccogliere. Stia calmo, buon uomo. Dov'è? Ah, eccolo, eccolo. Che cazzo è? No, pure questo no, però. E mori, cioè, vaffanculo. Ah, eccoti. Ecco, mi ha lanciato la merda. Bravo, bravo. Sei fiero e orgoglioso di te. Mamma mia, raga, incazzatissimo. Ma perché tra l'altro vuole uccidere solo me? Che cosa t'ho fatto? Terribile. È terribile tutto ciò, è terribile.
Ho raccolto qualcosa. Lei si è abbassata. Stia buono. Stia buono. Non c'ho più un cazzo. Non c'ho più un cazzo, raga. Non c'ho più colpi. Non vorrei dire. Non ho più colpi. Non posso fare. Assoreda, non posso fare nulla contro di lui. Manco contro questo. Ah, sono ancora viva. Aspetta, aspetta. Ah, ok. Pensavo pensavo d'essere morta per l'ennesima volta, ragazzi. Oddio. Oddio. Cazzo. Oddio, Joel mi ha salvato il culo. Già. Ma ce l'abbiamo fatta. Beh. Vero anche questo. Ci è mancato poco, mica tanto. A parte l'età che avanza, niente che una notte di sonno non possa guarire. Voglio andarmene da qui. Ellie è morta fratrocitalmente un paio di volte almeno, però vabbè. Medikiss, lo posso usare il Medikiss? Va bene, direi di andarcene, Joel, anche perché non ho più colpi, non c'ho più una mazza, veramente. Manco mazze da baseball, non c'ho più niente. Sono completamente a secco. Ci troviamo una via riuscita. Andrà tutto bene. Mamma che incubo, raga. Cioè, tra l'altro, bloater, runner, qualsiasi cosa sia, cioè, io non c'ho più colpi. Niente spore. Ok, grazie a Dio. Possiamo andare? Una bella battaglia, vero? Non si vedono spesso bloater qui in giro. Sì. Mazza, Jesse che palestra. E Dina non ci crederanno quando lo racconteremo. Che sta succedendo tra quei due? Si frequentano, vero? Sì. Più o meno. Perché? Ah, ho notato come Jesse parla di te. No, Jesse e io siamo solo amici. Ehi, guarda che ho fiuto per queste cose. Ma stavolta sbagli. Vedremo. Anche perché Ellie ha altri gusti, quindi... Jesse sicuramente è solo un amico. Va bene. Riusciremo ad uscire da sto stramaledetto hotel, ragazzi? È una roba assurda. Poi tra l'altro Joey si muove come se conoscesse davvero la strada. È una cosa incredibile. Ce la fai a passare da qui? Io sì. Sicuramente sì. Vedi cosa c'è? Sì. È stata chiusa sta stanza, perché? Ok. Una gelateria. Oddio. Grazie. Sì. Ehi, Joel. Sono loro, vero? La coppia fuggita l'anno scorso. Hai ragione. Jackson è un piccolo paradiso, ma non potevamo più sopportare l'idea che altrove si soffrisse ancora. Volevamo salvare vite, avevamo le migliori intenzioni. Dopo neanche un'ora ci siamo imbattuti in un'orda. E ci hanno morso. Abbiamo deciso che è meglio il suicidio che trasformarci. Dite alle nostre famiglie che ci dispiace. Adam e Sydney. Le ho sparato. Ma non riesco a uccidermi, sono un vigliacco del cazzo. Adam. Gesù. Se solo fossero stati immuni. Beh, ora... troviamo Tommy, poi riporteremo i corpi a Jackson. Dai. Quando mi hai portato via dall'ospedale, hai detto... che ce n'erano a decine come me.
Sì, così dicevano. Non ho mai incontrato nessun altro immune finora. E tu? Vorranno nasconderlo. Come te. Sei sicuro? Ti sembra questo il momento, Ellie? Abbiamo viaggiato attraverso tutto il paese per raggiungere le luci. Avevo così tante domande da fare. Per quale motivo mi hai portata via prima ancora che mi risvegliassi? Perché hanno fatto tutti i loro esami. E quando ho capito che erano inutili, allora ho deciso chi di... Chi ti dice che fossero inutili? Forse se gli avessi lasciato Ellie. Il tempo avrebbero scoperto qualcosa, Ellie. Magari... Non esiste nessuna cura. Non c'è nulla che possa aiutare queste persone né nessun altro. Capisco che sia difficile da accettare, anche per me è difficile. Ma è così. E adesso li riporteremo alle loro famiglie. O hai dell'altro da rivangare? No. Bene. Forza. Allora ragazzi, io direi che per oggi possiamo fermarci qui. Abbiamo finito anche questo nuovo flashback ed era chiaro comunque che Ellie avesse continuato a pensare alla questione delle luci, avesse continuato a pensare al come è possibile che non siano riusciti a fare una cura, che abbia continuato a pensare a tutto quello che Joel le aveva detto e che non sia stata mai del tutto convinta della verità che le aveva raccontato Joel. E quindi è una cosa su cui ha continuato a rimuginare nel corso del tempo. E ha pure pensato che Joel, evidentemente, comunque, ragazzi, si sia messo in mezzo in un modo o nell'altro, perché vedete, lei gli ha detto perché mi hai portato via ancora prima che mi svegliassi. Cioè, quindi l'ha vista probabilmente vissuta come una sorta di intrusione da parte di Joel. Intrusione che non ha rispettato comunque la sua volontà di fare in modo che in qualche modo, ragazzi, una cura venisse creata, perché è una cosa che continua a tormentarla e ha continuato a tormentarla evidentemente. Quindi non oso immaginare comunque lo stato d'animo. Poi a maggior ragione, ragazzi, adesso che Joel non c'è più, Ellie avrà continuato a pensare al fatto che magari avrebbe potuto parlare e comportarsi diversamente con Joel, ma queste purtroppo sono cose di cui ci si rende conto quando ormai, purtroppo ragazzi, è troppo tardi e quando ormai quella persona l'hai persa per sempre. Sono situazioni psicologiche difficili da sostenere sicuramente. E quindi è nulla, adesso siamo con Ellie, con Jesse e con Dina. Io penso che comunque in un modo o nell'altro, ragazzi, gli dovranno dire che lei è incinta. Cioè, perché è un mal di stomaco, mal di stomaco, un par de palle, raga. Quindi vedremo la prossima volta cosa succederà. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti ragazzi da Giocherino. Ciao!